Fratelli Rossolini, amici rivali di YouTube, buongiorno, 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 buongiorno e buon giovedì a tutti amici qua da Bar Infernale. Allora ragazzi, allora, oggi vorrei fare un sondaggio con voi e chiedermi di rispondermi qua sotto chi è che preferireste come allenatore del Milan per la prossima stagione, perché Pioli comunque sia, secondo me, comunque vada la sua stagione, a meno che di cose clamorose, che per me non accadranno, comunque ormai penso che abbia anche veduto tutti giunto alla fine, finirà, spero per lui e spero soprattutto per noi, bene questa stagione, sarebbe bello andare via magari con un trofeo, magari con un trofeo non sarebbe male lasciare il Milan. Poi sento parlare di difensori, ma noi non ci servono i difensori, ci siamo imbottiti dietro, perché comunque tra un mese c'è da mangiare e da bere lì dietro, calcolando che abbiamo tre quarti della difesa fuori adesso. E nonostante questo, comunque dietro non stiamo facendo poi male per essere così decimati, diciamo. Non parlare di sto cazzo di difensore. Difensore. Ragazzi, noi è un attaccante quello che ci serve, non il difensore. Nella maniera più assoluta. Ibra, girano voci, che sta già tastando un po' di pressione su palla, come si suol dire, su Antonio Conte. I bookmaker dicono lo danno al Milan, difficilmente poi si sbaglia, addirittura nella lista Thiago Motta terzo, addirittura secondo, De Zerbi secondo, Thiago Motta terzo, addirittura. Quindi ci sono buonissime possibilità. Conte se venisse da noi, benissimo verrebbe, boh, vabbè, comunque uguale, avete capito. Arriverebbe al Milan con una fame della Madonna dopo un po' di tempo che non stai vincendo niente, che sei anche fermo. Quindi per cui ha vinto con l'Inter, ha vinto con la Juve, sarebbe il primo allenatore in Italia a vincere con tutte e tre queste tre squadre qua. Come giocatore l'unico che ci è riuscito è stato proprio Ibrakadabra. Ma secondo me lui sta già, lui Conte se lo sta già tastando ben bene. C'ho questa sensazione e per me lui già sta già parlando con chi di dovere per il suo modo di giocare. Con Conte, ragazzi, per me tutti sarebbero in discussione. Portiere e Teo Hernandez a parte, uno come Conte, tutti sono in discussione. Cioè ci potrebbe essere una mini rivoluzione, soprattutto davanti, oltre che sul modo di giocare, perché comunque lui gioca stabilmente 3. La cosa bella di Conte è che con giocatori mediocri, in momenti ti va in semifinale di un europeo. Con Giaccherini, con la gente lì, Pellè, con la gente lì. C'è il suo modo di giocare, lui che comunque valorizza i giocatori che ha, proprio lui se li sceglie. Se li sceglie, c'è un grandissimo staff atletico. E chi è che potrebbe avere scelto? Chi è che potrebbe aver scelto come attaccante? Se arriva Conte, per me ci sono delle concrete veramente possibilità di prendere sia Lukaku che Zicke, come cazzo si chiama lui. Zicke, secondo me, sarebbe, cioè sarebbe, se mi dici Lukaku e Zicke al posto e sacrifichi un Leao, sinceramente mi metto via anche qualcosa in tasca per andare a rinforzare magari anche qualche altra parte della squadra, che
mi hanno detto sei un folle, no, Leao quest'anno ragazzi, parliamoci chiaro, è indispensabile, è così indispensabile. È vero che davanti quello che è, quando sta bene, quando c'è la testa, quando posa le cuffie, ti fa cambiare praticamente ti fa proprio cambiare passo. Guido Hernandez sono quelli che ti fanno la differenza nelle ripartenze in tutto. Buongiorno, scusate. Bisogno. Quindi per cui non mi dispiacerebbe affatto questa, diciamo, mini rivoluzione. Ragazzi, noi l'anno prossimo, se soprattutto questi qua vincono la seconda stella, rubandolo, rubando, facendo, meritando, se non me ne frega un cazzo, l'anno prossimo noi dobbiamo andare all'inizio del campionato. Mettetevelo in testa. Se quest'anno non si vince un cazzo, ed è il secondo anno già che non vince un cazzo, io la Coppa Italia, ragazzi, molti mi dicono ancora che coglioni sta Coppa Italia, che coglioni, io ce l'ho ancora qua. Ce l'ho ancora qua, la partita di quell'Atalanta, io ce l'ho ancora qua. Punto. Perché eravamo comunque sia ancora dentro un'altra competizione che con le due squadre più temibili, vabbè c'è anche la Juventus dentro, con due delle tre squadre più temibili fuori, cioè è stato veramente un peccato uscire, è stato un peccato. Hernandez quest'anno ha fatto veramente ancora per l'ennesima volta, sta diventando sempre più forte, una stagione strepitosa, poi da quando è nato anche è diventato papà, mi pare che sia anche molto maturato, deve ancora migliorare, magari accentuare ancora di meno certe cadute, certe rotolate, però prende una cifra di botte, c'è da dire anche. Cioè, il futuro è roseo perché anche c'è cioè, il portiere più forte al mondo. E non si discute, lui e Oblak sono i due più forti al mondo. Courtois, ci sarebbe anche Courtois, ma Courtois dopo l'infortunio bisogna vedere se è sempre lo stesso. Neuer comunque ormai c'è della sua età, aveva un portiere più forte al mondo, il difensore più forte al mondo, ok? Poi abbiamo visto che addirittura può fare anche il centrale, perché Hernandez soltanto ha sbagliato in un'occasione quest'anno, proprio sull'1-1 dell'Atalanta, cazzo, vedi, andiamo a finire il primo tempo sullo, poi magari lo prendiamo lo stesso nel secondo, ma lì basta che vai a finire sul vantaggio del primo tempo, che comunque sei più tranquillo, il secondo tempo sei più tranquillo, tranquillamente. E comunque, tornando sul discorso di Lukaku, io sono sicuro che per me lui già una chiamata gliel'ha fatta. Poi magari ci illudiamo perché molti mi dicono: ma figurati, costa troppo. Ragazzi, c'è dietro una cordata araba che ci vuole prendere. C'è dietro una cordata araba che comunque è lì alla finestra. Cardinale sta cercando di cercare sempre più investitori. Non sarebbe male se entrano gli arabi, o sbaglio, non sarebbe per niente male. Anzi, per noi sarebbe un botto della Madonna. Sarebbe un gran botto per noi. Perché chi è che vince? C'è ragione lo zoccolo, chi è che vince? Tutti quelli che hanno i debiti. Cioè, tutti quelli che hanno i debiti vincono. Cioè, è paradossale la cosa, ma tutti quelli che sono indebitate vincono. Quindi, dei debiti, bilancio o non bilancio, ragazzi, sono i trofei quelli che devono contare. I trofei. A me dei debiti che siamo indebitati. Guarda Barcellona, dovrebbe già essere fallito, cazzo. Invece no, è ancora tutto sul posto tranquillo, chiaro come il sole, come l'aria proprio, fresco come l'aria, bello tranquillo che non gli fanno un cazzo. Niente, anche la Juve, non ne parliamo perché con Cristiano Ronaldo praticamente si è rovinata completamente, chissà quanti cazzo ne avrà, però la Juve c'ha degli investitori che comunque ogni volta ne cacciano tanti dentro i soldi, sta Madonna dove cazzo li trovano. E niente, fatemi sapere qua sotto se
se preferireste Conte o qualsiasi altro allenatore, e se l'altro paragone che ho fatto, sacrificare Leao per prendere due attaccanti forti. Quali essi siano non mi interessa, se arriva Lukaku io sono felicissimo, Zizek per me è un sogno, e fatemi sapere qua sotto. Un abbraccio, sentiamo stasera.